Taurianova, arrestati due uomini. Gioia Tauro, eseguita ordinanza di custodia cautelare a carico del responsabile di un consultorio familiare. Reggio Calabria, arrestato un 65enne. Villa San Giovanni, due arresti e due deferimenti. Imprenditore morto nel cantiere, malore dopo una lite, vicino denunciato per omicidio. Incendiato un bar a Reggio Calabria. Precari, avviso indagini e sindacalisti. Si era svolta a dicembre l'inchiesta della Procura di Lamezia Terme. Scuole in visita al Comando Carabinieri di Gioia Tauro. L'iniziativa rientra nell'ambito dei percorsi di formazione della cultura della legalità. Movimento 5 Stelle Meetup di Polistena. Il senatore Audino si complimenta per la promozione della Dea Volley in Serie B2. Buonasera e ben ritrovati a Piana News, il TG che vi tiene informati su ciò che accade nella piana di Gioia Tauro e in tutta la Calabria. Iniziamo subito questo TG con un'ampia pagina dedicata alla cronaca. Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Taurianova, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato a Taurianova due persone per furto aggravato di legna. In particolare, i carabinieri della stazione di San Martino di Taurianova, insieme ai colleghi della stazione di Molocchio, durante un controllo in un'area rurale hanno sorpreso Sicari Giovanni, 32enne di Taurianova, e la Monica Salvatore, 34enne di Oppido Mamertina, entrambi disoccupati e gravati da precedenti di polizia, mentre erano intenti a tagliare con delle motoseghe ben 23 alberi di ulivo. Alla vista dei militari, con ancora attive le motoseghe, i due uomini hanno tentato una precipitosa fuga, ma sono stati prontamente bloccati. La legna, in parte già accatastata per essere trasportata, di un peso complessivo di circa 600 quintali e un valore commerciale di circa 8.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Oltre alle conseguenze penali, ai due saranno comminate sanzioni pecuniarie di circa 1.000 euro per arbusto in relazione al taglio degli alberi non autorizzato e al loro danneggiamento. Tale intervento rientra nella più ampia e costante azione dei carabinieri per prevenire e reprimere i reati predatori, anche attraverso l'incremento dei servizi di pattuglia in ogni fascia della giornata. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia Carabinieri di Taurianova in attesa del giudizio di convalida. Nella mattinata del 12 aprile, Gioia Tauro, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di accertamento nella misura cautelare personale per un 66enne, psicologo responsabile del consultorio familiare di Laureana di Borrello. L'odierno provvedimento cautelare trae origine da una mirata attività di indagine condotta dalla tenenza dei carabinieri di Rosarno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nel corso della quale è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del professionista per i reati di tentata violenza sessuale ed atti sessuali con minorenni, commissariata il 19 e il 28 marzo di quest'anno nei comuni di Rosarno e Melicucco ai danni di tre minorenni. L'attività investigativa, che ha portato all'arresto del 66enne gioiese, è stata avviata a seguito della denuncia sporta dai genitori di uno dei tre minori, il quale nel pomeriggio del 19 marzo, dopo essere salito con l'inganno a bordo della vettura dell'uomo, era stato costretto a subire un tentativo di violenza sessuale, al quale era riuscito a sottrarsi solo dandosi alla fuga. Da lì l'inizio di un'intensa attività di indagine che ha permesso, attraverso l'acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza pubblici, integrate dall'analisi dei tabulati telefonici dell'indagato e supportate dalle preziose dichiarazioni rese dai minori, di far luce sui tre episodi avvenuti tra i comuni di Rosarno e Melicucco.
L'arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è stato pertanto tradotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della stazione di Reggio Calabria, Rione e Modena hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Fazio Salvatore, Reggino 65enne incensurato. I militari dell'arma, a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare, hanno rinvenuto occultate all'interno del vano della ruota di scorta dell'auto circa 30 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dosi di vario peso. Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso l'abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto da autorità giudiziaria Regina, in attesa di rito direttissimo che è stato eseguito ieri mattina, al termine del quale il giudice ha deciso di applicare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ieri mattina i carabinieri di Villa San Giovanni hanno arrestato nella flagranza del reato di false dichiarazioni sull'identità Rosetta Lazzaro, 33enne di Catania, Desiree Canova, 25enne di Catania, e deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione una 28enne originaria di Catania e una 26enne originaria anch'essa di Catania, ed incensurata, quest'ultima deferita anche per il reato di favoreggiamento personale. In particolare, i militari dell'arma, impegnati in un servizio per la prevenzione e repressione dei reati, durante un posto di controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni, hanno intimato l'alt alla Fiat Panda, nella quale viaggiavano le quattro donne. Alla richiesta di esibire la patente di guida, la conducente ha dichiarato di non essere in possesso del documento, dimenticato a casa, fornendo quindi generalità risultate palesemente false all'esito di successivi accertamenti. Nel contempo, anche la passeggera alla tua guida riferiva di non essere in possesso dei documenti di riconoscimento, fornendo le generalità di una propria parente, invece delle proprie, mentre le restanti due passeggere favorivano regolarmente i documenti d'identità. Avendo ottenuto stesse risposte discordanti alle domande poste, gli operanti hanno deciso di approfondire il controllo con ulteriori riscontri. Negli uffici della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, gli operanti hanno accertato che le generalità fornite dalle due arrestate erano palesemente false. Inoltre, dopo un'estesa perquisizione all'autovettura, i militari rinvenivano all'interno del vano portabagagli dei prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 1.000 euro, di cui le arrestate non sono state in grado di dimostrare la legittima provenienza. Le arrestate, all'esito delle formalità di rito, sono state trattenute presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, in attesa delle celebrazioni del giudizio direttissimo, come disposto dalla competente autorità giudiziaria. Un litigio con il vicino di casa, probabilmente per dei vecchi dissapori. Sarebbe questo il presunto movente dell'assassinio avvenuto ieri a Vibo Valentia, in via San Pio da Pietralcina, proprio alle spalle del nuovo tribunale, costato la vita all'imprenditore edile Gaetano Rizzuti, di 72 anni. Nel pomeriggio di ieri si è presentato in questura il vicino della vittima, un commerciante di Soriano Calabro, che è il titolare di un negozio di vernici che si trova a pochi passi dal cantiere dove è avvenuta la tragedia. L'uomo, accompagnato dal suo avvocato, è stato ascoltato a lungo dagli investigatori della squadra mobile del capoluogo, in particolare dal dirigente Giorgio Grasso, oltre che dal magistrato a cui sono affidate le indagini dell'omicidio. Dopo aver fornito la sua versione sull'accaduto, è stato denunciato a piede libero per omicidio preterintenzionale. Vediamo i dettagli nel servizio di CN24.
Un litigio con il vicino, probabilmente per dei vecchi dissapori. Sarebbe questo il presunto movente dell'assassinio avvenuto ieri a Vibo Valentia, in via San Pio da Pietralcina, proprio alle spalle del nuovo tribunale, costato la vita all'imprenditore edile Gaetano Rizzuti, di 72 anni. Il pomeriggio di ieri si è presentato in questura il vicino della vittima, un commerciante di Soriano Calabro, titolare di un negozio di vernici che si trova a pochi passi dal cantiere dove è avvenuta la tragedia. L'uomo, accompagnato dal suo avvocato, è stato ascoltato a lungo dagli investigatori della squadra mobile del capoluogo, in particolare dal dirigente Giorgio Grasso, oltre che dal magistrato a cui sono affidate le indagini sull'omicidio. Dopo aver fornito la sua versione sull'accaduto, è stato denunciato a piede libero per omicidio preterintenzionale. Da quanto appreso, ieri mattina intorno alle 10.30 vi sarebbe stata una lite proprio nei pressi dello stabile in costruzione, dove è stato poi ritrovato morto Rizzuti. Il tutto sarebbe partito dunque da un diverbio verbale, poi degenerato in un'aggressione fisica a calci e pugni, pare siano volati addirittura dei mattoni, che però non hanno provocato ferite. Nella concitazione la vittima avrebbe così avuto un malore, forse un arresto cardiocircolatorio, accasciandosi a terra esanime. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia, che hanno ascoltato nell'immediatezza i presenti, tra i quali diversi operai al lavoro su quel cantiere. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno udito le urla dell'imprenditore. All'arrivo dei sanitari del 118, il medico a bordo non ha però potuto far altro che constatare il decesso del 72enne. Attentato incendiario la scorsa notte a Reggio Calabria ai danni di un bar, il Mary Kate, su Viale Calabria. Persone non identificate, dopo aver cosparso le vetrine del bar con liquido infiammabile, vi hanno dato fuoco. Le fiamme, che si sono sviluppate in modo intenso, si sono levate fino al secondo piano dell'edificio in cui è ubicato il locale, annerendone la facciata. Sul posto sono intervenute le forze dei vigili del fuoco che hanno rinvenuto sul posto una tanica con tracce del liquido infiammabile. Le indagini sull'attentato sono state avviate dalla polizia. L'ipotesi che viene presa in considerazione è che l'episodio si colleghi ad un tentativo di estorsione messo in atto ai danni del titolare del bar. Per la manifestazione attuata il 4 e 5 dicembre scorsi a Lamezia Terme a sostegno dei 4.500 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabresi, i segretari generali di CGIL CISL UIL della Calabria, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui si ipotizzano a loro carico i reati di interruzione di pubblico servizio e manifestazione non autorizzata. A renderlo noto sono stati con un comunicato gli stessi segretari dei sindacati. L'avviso è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Le manifestazioni a sostegno di LSU e LPU, è detto nella nota dei sindacati, continuarono per tutto il mese di dicembre e solo a fine anno, grazie all'impegno di CGIL, CISL e UIL e alla sensibilità della deputazione parlamentare calabrese, si riuscì a scongiurare l'uscita dal lavoro e la privazione del reddito per 4.500 famiglie calabresi attraverso una proroga del governo che scade a fine ottobre 2019. Gli studenti delle terze classi della scuola media di Galatro e di Laureana di Borrello dell'Istituto Comprensivo Marzano, nell'ambito dei percorsi di formazione alla cultura della legalità, svolti annualmente dall'Arma dei Carabinieri, di concerto con le istituzioni scolastiche del territorio, hanno effettuato una visita presso il Comando Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro. Dopo una breve introduzione sull'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri e sui compiti svolti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli studenti hanno avuto l'opportunità di visitare i reparti e le articolazioni del comando gruppo e di assistere alle ordinarie attività svolte dell'Arma. In particolare, i ragazzi hanno potuto visitare i locali della stazione Carabinieri, ove quotidianamente vengono raccolte numerose denunce sporte dai cittadini ed hanno potuto toccare con mano i mezzi, i dispositivi e gli equipaggiamenti in dotazione al personale di servizio nelle attività di controllo del territorio. La visita è stata poi l'occasione per vedere in che modo vengono gestite le numerose richieste di pronto intervento e di emergenza da parte della centrale operativa su tutto il territorio di competenza e secondo quali criteri l'Arma dei Carabinieri esprime quotidianamente sul territorio le attività preventive e repressive di contrasto alla criminalità diffusa.
E anche il portavoce del Movimento 5 Stelle, il senatore Fabio Audino, si è complimentato con una nota stampa per la promozione della Dea Volley in Serie B2. Si legge: apprendo con grande piacere la notizia della promozione in Serie B2 della società pallavolistica polistenese Dea Volley. Esprimo i miei più vivi auguri a questa realtà giovanile che ha conquistato con tenace spirito di squadra un notevole risultato. Realtà del genere sono indubbiamente motivo di vanto ed orgoglio per il nostro territorio. Faccio inoltre i miei complimenti alla società sportiva che ha creduto ed investito nel settore giovanile. Lo sport svolge un ruolo fondamentale nella formazione, nello sviluppo e nell'educazione dei nostri giovani. Tramite lo sport si apprende a socializzare, a rispettare le regole e ad avere rispetto per gli altri. Ogni comunità dovrebbe essere impegnata nella valorizzazione e nella promozione dello sport, quale fondamentale mezzo di trasmissione di valori fondamentali. Pertanto, con vivo orgoglio, auspico che le tante belle realtà come questa emergano sempre più spesso nel nostro territorio. Questa era la nostra ultima notizia. Come sempre vi ricordiamo che queste altre news potete trovarle sul sito www.pianainforma.it e sul sito cn24tv.it. Per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG e rimanere informato su ciò che accade in Calabria ed in particolar modo nella piana di Gioia Tauro, si può collegare sul sito www.pianatv.it. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi di Piana TV. Arrivederci.